Buon pomeriggio e benvenuti in questa prima edizione del TG6. In apertura la cronaca ed una importante operazione antidroga portata a termine dai carabinieri di Pescara. In particolare gli uomini del comando provinciale hanno sequestrato 3 kg di droga dopo un blitz effettuato in un appartamento che era stato trasformato in una serra dove coltivare e produrre lo stupefacente. Vediamo. Una centrale della droga con serre high-tech per la coltivazione dello stupefacente sita nella zona di Pescara Colli è stata scoperta nelle ultime ore dai carabinieri della locale compagnia che hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Francesco Paolo Armino, trentenne pescarese. I carabinieri hanno recuperato oltre 3 kg di droga. L'attività è stata condotta in maniera, diciamo, vecchio stile, quindi con la conoscenza del territorio e dei personaggi. Non sono state utilizzate attività tecniche o altro. I canali di rifornimento purtroppo sono tanti e sono numerosi e nonostante, insomma, si cerca sempre di colpire i traffici, si sviluppano spesso e volentieri nuove rotte, quindi anche in questo caso ancora dobbiamo approfondire le indagini. Sospettiamo che possa essere giunto attraverso una gomma, infatti abbiamo rinvenuto all'interno dell'abitazione una ruota di una macchina tagliata, quindi verosimilmente l'hashish contenuto all'interno di palloncini era stato celato all'interno di una gomma di autovettura. Questa è una modalità che anche in passato è stata riscontrata. 50 azioni eversive in 13 anni di attività e questo è il bilancio dell'attività del gruppo anarco-insurrezionalista FAI, Federazione Anarchica Informale, che gli investigatori hanno tracciato a conclusione dell'indagine condotta dalla Digos di Torino in collaborazione con quelle di Pescara, Viterbo e Roma. 7 gli arresti scattati all'alba di questa mattina che hanno interessato anche la nostra regione e in particolare la provincia di Pescara, dove risiedono 2 dei componenti del gruppo anarchico. Si tratta di Danilo Cremonese, 40 anni, e Valentina Spezia, che convivono in un appartamento di Montesilvano. L'inchiesta, coordinata dal Servizio Centrale Antiterrorismo della Polizia, ha permesso di ricostruire l'attività anarchica che, secondo gli investigatori, era finalizzata a colpire anche uomini politici. È attribuito al FAI il pacco bomba recapitato a Romano Prodi e il plico esplosivo destinato al quotidiano La Stampa nel 2003, oltre all'attentato al Tribunale di Civitavecchia di quest'anno. Ancora la cronaca: si è avvalso della facoltà di non rispondere Felice Ferrazzo, il boss dell''Ndrangheta, arrestato a Termoli dai carabinieri della compagnia locale nell'ambito dell'operazione della procura distrettuale antimafia Isola Felice, il servizio dei colleghi di Telemolise. Secondo la procura distrettuale antimafia dell'Aquila ci sono consistenti elementi per affermare l'esistenza di un'associazione criminale di natura 'ndranghetista con base tra San Salvo, Campomarino e Termoli. Indagini sfociate nell'operazione Isola Felice in un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 25 persone per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, traffico di armi, estorsione, riciclaggio e altri reati a vario titolo, con attività estese in altre regioni e fino all'America Latina. Una realtà, stando alle contestazioni, operante sotto l'egida della famiglia Ferrazzo e composta sia da calabresi che da siciliani, insieme a esponenti locali che si sarebbero affiliati all'associazione ricostruita nel voluminoso fascicolo. Al Tribunale di Larino, primi interrogatori di garanzia per rogatoria a carico di Felice Ferrazzo e dei fratelli Fabio e Mirko Marchese. I 3 si sono avvalsi della facoltà di non rispondere perché, come sostenuto dagli avvocati difensori Ruggero Romanazzi e Giuseppe Di Carlo, le carte vanno approfondite per fare chiarezza sull'impianto accusatorio. La figura di Felice Ferrazzo, faccio soltanto una precisazione. Qualche anno fa Felice Ferrazzo è accusato, unitamente al figlio, di detenzione di armi da fuoco in un locale di Termoli, veniva assolto proprio sulle dichiarazioni del figlio che escludeva qualsivoglia collaborazione da parte del padre. Oggi il figlio cambia rotta e dice che invece il papà era non soltanto a corrente di tutte le sue azioni criminali, ma addirittura ne era complice. Quindi sono dichiarazioni di un collaboratore che da poco sta collaborando, che sono da vagliare con molta attenzione. I legali hanno chiesto al GIP del Tribunale dell'Aquila una misura alternativa al carcere e hanno deciso di fare ricorso anche al Tribunale del Riesame.
Al di là della contestazione dei fatti reato, per cui chiaramente ci sarà un processo e saremo chiamati a rispondere in quella sede, ad oggi credo che risulti de facto evidente che non ci siano nel caso di specie le esigenze cautelari, perché il pericolo di commettere altri reati di fuga o di inquinamento delle prove non è né concreto né attuale, se si tiene conto che gli ultimi episodi contestati risalgono addirittura al 2011. Come stanno vivendo questa situazione? Allora, diciamo che i fratelli Marchese sono incensurati, diciamo, non hanno precedenti penali, quindi non hanno, diciamo, mai vissuto una situazione di questo genere. Abbiamo necessità di approfondire gli aspetti, come dicevo prima, ma sono fiduciosi del fatto che più in là nel processo, ma soprattutto nell'immediato, riescano a tornare in libertà. E ora ci spostiamo all'Aquila. Le Fiamme Gialle proseguono l'inchiesta sui falsi pagamenti per ottenere i SAL, stato di avanzamento dei lavori, nel mirino dei finanzieri circa 20 costruttori. È la stessa inchiesta per la quale risulta indagato anche il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Prosegue l'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila sulle false certificazioni di pagamento dei subappaltatori presentate da alcune aziende per ottenere i cosiddetti SAL, lo stato di avanzamento dei lavori, nell'ambito delle commesse private di ricostruzione di case danneggiate dal terremoto aquilano del 6 aprile del 2009. Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti per ora 20 costruttori che sono indagati per una prassi che si utilizzava, quella del falso pagamento, denunciata ormai da mesi da piccoli imprenditori al collasso. Il pagamento, come è noto, è una condizione assolutamente necessaria affinché venga sbloccato dai comuni il saldo dei SAL. Un malcostume, quello di non pagare le piccole ditte, che si è diffuso a macchia d'olio all'Aquila come altrove. Secondo i piccoli imprenditori la norma attuale non basta, in quanto concede la possibilità di autocertificazione. L'inchiesta in questione è portata avanti dalla Guardia di Finanza e anche da un pool di magistrati che stanno facendo ulteriori accertamenti bancari e anche interrogatori. Vengono ascoltati anche molti subappaltatori. L'inchiesta vede indagato anche il primo cittadino dell'Aquila, Massimo Cialente, sulla scorta di intercettazioni telefoniche, con l'accusa per induzione indebita a dare o promettere utilità, la cosiddetta concussione depotenziata in due circostanze, una tentata e l'altra consumata, secondo il PM Stefano Gallo. Nel tentativo andato a segno, Cialente avrebbe, il condizionale d'obbligo, chiamato il funzionario comunale De Carolis, a sua volta indagato, per ottenere lo sblocco del pagamento di SAL alle società Palomar e Costa, che stavano ricostruendo il cosiddetto condominio Cappelli, nonostante le certificazioni sui pagamenti dei subappaltatori non fossero a posto. È già in servizio il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara, si tratta del colonnello Gianluca Di Niro, che prende il posto del colonnello Paolo Piccinelli. Io ho vissuto a Chieti perché mio padre era maresciallo dei Carabinieri della regione di Chieti. Quindi è stata una strana sensazione ieri tornare alla regione di Chieti in veste da comandante provinciale nei luoghi che frequentavo da bambino insieme a mio padre. Quindi una bellissima sensazione, anche orgoglioso di essere qui a Pescara nella speranza di fare veramente il meglio possibile per la cittadinanza e per la provincia di Pescara. La conosco per quello che ho potuto leggere, insomma, nei vari documenti del comando provinciale in questi due giorni che sono qui in città. Ho girato l'Italia, quindi conosco, insomma, le varie criminalità perché le ho, diciamo, combattute e affrontate un po' in tutte le città, grosse città italiane. Colonnello, quali sono le criticità di una città come Pescara? Sbilanciarmi adesso mi sembra un po' prematuro, sicuramente è una città in cui è molto viva e quindi sicuramente la microcriminalità sicuramente sarà uno di quei, diciamo, settori in cui cercheremo di intervenire nel miglior modo possibile. So che il comando provinciale fino adesso ha fatto benissimo, quindi sicuramente cercheremo di fare ovviamente ancora meglio, ma diciamo, il livello raggiunto dal provinciale e dal comando provinciale Carabinieri di Pescara finora è veramente un livello molto alto e spero di essere in grado di portarlo a livello anche ancora più elevati. Ripeto, i nostri piani operativi sono tre: preventivo, repressivo e relazionale, in modo da coinvolgere veramente tutta la popolazione in questo grande progetto di sicurezza che abbiamo qui al comando provinciale e che le forze di polizia hanno in ambito nazionale. Poi. È stato siglato l'accordo tra la regione e le quattro province abruzzesi per il passaggio di attribuzioni e il trasferimento di personale. Presidente Lolli, questa mattina è stato firmato questo protocollo tra la regione e i presidenti delle quattro province anche per quanto concerne il personale degli enti locali. Cosa cambia in concreto? Beh, intanto diamo attuazione a una norma
di 2 anni fa, di 1 anno e mezzo fa, che in un modo un po' così, un pochino improvvido secondo me, ha deciso da un giorno all'altro che il 50% dei dipendenti delle province dovessero essere considerati esuberi e che il territorio se ne dovesse fare carico. Per noi erano 712 persone in Abruzzo, è stata una cosa drammatica perché fin dall'inizio noi abbiamo deciso di fare di tutto perché nessuno di questi finisse per la strada e nessuno di questi finisse deportato in altri territori italiani. Con l'accordo che abbiamo fatto ieri, dopo 1 anno e mezzo di lavoro, abbiamo intanto registrato questo risultato importantissimo. Quello che mi interessa dire a tutti i cittadini è che al di là della sorte dei dipendenti ci sono i servizi che questi dipendenti davano e che sono servizi importantissimi. Prendete le biblioteche, prendete i igieni civili, prendete l'assistenza e il trasporto dei bambini con disabilità. Ecco, questi servizi non scompaiono, questi servizi adesso vengono riorganizzati dalla regione e vengono naturalmente riorganizzati, non è una cosa semplicissima, in una dimensione più aggregata e meglio coordinata e magari nel tempo noi ci auguriamo anche offrendo servizi ancora migliori di quelli che si offrivano prima. Ci sarà un risparmio per gli enti? No, che risparmio? Nessun risparmio. C'è un aggravio di costi sulla regione, perché la regione alla fine di questa storia, diciamo, si ritrova con 246 dipendenti in più. Volge al termine la missione iniziata lo scorso 26 agosto che ha visto la delegazione parlamentare presieduta dal senatore di Forza Italia Antonio Razzi avvicendato in incontri istituzionali prima in Corea del Nord a Pyongyang e dal 2 settembre presso la capitale della Mongolia, Ulaanbaatar. Tra gli obiettivi della missione l'avvio di rapporti commerciali mediante la creazione di canali diretti per la vendita di prodotti tipici da un lato e la realizzazione di infrastrutture per la crescente domanda di mobilità su ruote dall'altro. A tal proposito, a partecipare alla missione sono stati, oltre ai 14 rappresentanti parlamentari, presente anche il deputato abruzzese Daniele Toto, che in questi giorni ha potuto prendere visione delle caratteristiche infrastrutturali della capitale della Mongolia. Nella mattinata di ieri si è svolto l'incontro con il presidente del Parlamento, nel corso del quale si è parlato delle opportunità commerciali per gli imprenditori abruzzesi. Inaugurata questa mattina a Montesilvano la nuova scuola dell'infanzia nell'istituto comprensivo di Villa Verrocchio. Il sindaco di Montesilvano Maragno afferma che la sicurezza nelle scuole cittadine è massima. Pochi giorni all'inizio del nuovo anno scolastico, sindaco, questa mattina inaugurate la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo di Villa Verrocchio. Sì, finalmente inauguriamo quest'opera, un'incompiuta. È un'opera che è stata progettata ben 13 anni fa e che oggi finalmente abbiamo portato a compimento. La mia amministrazione ha voluto ripartire da tutte le incompiute, non aveva senso progettare nuove opere, aveva invece ragione di lavorare per completare quelle già avviate. Questa è una scuola bellissima dove troveranno posto 6 classi, ci sono tutti i più moderni comfort sia per quanto riguarda la struttura in sé e sia per quanto riguarda il rispetto delle tutte le normative di sicurezza. Una struttura davvero estremamente accogliente per la quale io devo ringraziare tutte le persone che si sono spese e effettivamente hanno contribuito alla realizzazione dell'opera. Sindaco, a proposito di sicurezza, a poche ore dal suono della prima campanella, qual è la situazione a Montesilvano anche alla luce del sisma del 24 agosto scorso? Abbiamo fatto verificare tutti i plessi scolastici e possiamo dire che quest'anno inizia all'insegna della massima sicurezza e della massima tranquillità. Ci teniamo a controllare che gli spazi che vengono occupati dai nostri figli abbiano le caratteristiche rispondenti a quelli che sono i requisiti di legge e quindi abbiamo avviato già per tempo tutte le procedure e possiamo tranquillamente far suonare la campanella e stare tutti in tranquillità. E a Teramo è stata presentata nella sala consigliare del comune la stagione di prosa 2016-2017 della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli. Sono a dire solamente grazie alla Riccitelli per lo sforzo che comunque ha
portato avanti, ha l'orgoglio di comunque di portare a compimento una programmazione complessa, che non è, e questo è per me segno di grande professionalità, di serietà, non è un programma rimediato per poter passare anche quest'anno. Come presentarla? Come un'altra bella, bellissima stagione di prosa che sarà portata nuovamente nella nostra città in condivisione con i nostri abbonati, i nostri spettatori, il nostro pubblico, che non è solo un pubblico di Teramo ma dell'intero territorio provinciale, regionale e anche fuori regione. Lo facciamo insieme al direttore artistico Ugo Pagliai, al nostro direttore artistico che oramai da 12 anni cura la nostra stagione. Quindi importanti produzioni, attori prestigiosissimi, grande letteratura. Quindi saranno 8 momenti importanti da condividere insieme. Sono molto felice di aver presentato questa stagione perché c'è il divertimento, c'è l'impegno, c'è il testo famoso, il testo semisconosciuto, con un panorama di attori e attrici molto importanti. Da cosa si inizia? Si inizia con una famiglia quasi perfetta con Bucci Rosso e poi c'è il grande testo di Edoardo, che è il Filomena Marturano naturalmente, poi c'è Odio Amleto, che sono anch'io, Paola, così, che è un divertissement, devo dire, che però questo mi dà la possibilità di fare un ennesimo fantasma. Perché verrà per volontà divina John Barrymore sulla Terra per insegnare a Gabriel Garco come si recita. E il giornalista Mario Giancristofaro, il mastro giurato della 35esima edizione della Rievocazione Storica, evento clou della settimana medievale che a Lanciano prelude alle tradizionali feste del settembre appunto della città frentana. Domenica scorsa sono state circa 30.000 le presenze al corteo storico che ha attraversato le vie del centro città fino ad arrivare in piazza Plebiscito, dove è avvenuta l'investitura del mastro giurato. Questa figura storica venne istituita nel 1304 da Carlo d'Angiò per affiancare e aiutare il sindaco nelle sue funzioni, in particolare quello della sorveglianza dei mercati e degli approvvigionamenti cittadini durante le fiere. Il mastro giurato in quel periodo aveva il compito di amministrare la giustizia civile e penale, assicurando la pace di fiera e il libero intervento di mercanti in ogni nazione e religione. Con la sua scorta era l'unico che potesse girare armato in città e aveva il potere di arrestare immediatamente chiunque arrecasse disturbo agli ospiti. Inoltre aveva le chiavi delle porte cittadine che chiudeva alle 2 di notte. Prima del corteo storico, composto da 400 figuranti in abiti d'epoca, ci sono stati gli spettacoli degli arcieri e dei cavalieri ungheresi di Visegrad, lo spettacolo delle danzatrici del ventre, l'esibizione del gruppo vocale Magellensis e degli sbandieratori. Dal 9 all'11 di settembre nel borgo di Notaresco, full immersion nelle atmosfere d'Irlanda con la terza edizione dell'Abruzzo Irish Festival, l'apprezzata rassegna di cultura, tradizioni e tipicità irlandesi in terra d'Abruzzo, e quest'anno devolverà il ricavato della 3 giorni ai terremotati. Torna a Notaresco il terzo Irish Festival in terra d'Abruzzo. 3 giorni tra rievocazione di riti celtici, mercatini, gastronomia tipica, concerti e spettacoli di danze irlandesi. Quest'anno riconfermiamo gli artisti internazionali, verranno i Ramjacks dall'Australia, che è un gruppo di punta nell'ambito del Celtic Punk. Poi avremo vari workshop sia di cultura che di scoperta, di curiosità. Poi mercatini a tema, enogastronomia a tema, birra irlandese direttamente importata. Tra gli ospiti anche il cantante storico dei Modena City Ramblers. Il fondatore dei Modena City Ramblers, che abbiamo voluto chiamare perché ci piaceva il concetto di ritornare un po' alle origini, e lui è stato il fondatore proprio dei Modena ed è quello che voleva mantenere un gruppo italiano con una sonorità celtica.
Nato 3 anni fa all'insegna di un progetto di gemellaggio territoriale tra la Regione Verde e l'Isola di Smeraldo, è ormai diventato evento di riferimento del centro-sud Italia per tanti appassionati di cultura irlandese. Non è un classico festival della birra, ma è un festival culturale, perché c'è tanta cultura, ci sono workshop, ci sono rievocazioni storiche celti, c'è food irlandese, l'Irlanda che incontra l'Abruzzo. Ecco, è un evento che in 3 anni oggi conta migliaia e migliaia di visitatori. Abbiamo già richiesto dalla Calabria, dalla Lombardia, dal Lazio. 3 anni di festival, 3 giorni di festival quest'anno per la 3ª edizione, un evento che diventa anche una grande iniziativa di solidarietà. La sensibilità degli organizzatori permette questo, che il ricavato degli incassi sarà devoluto ai terremotati. Adesso troveremo anche contatti con chi finanziare direttamente, adesso vediamo, tramite i sindaci oppure con le associazioni del territorio proprio dei terremotati, per far sì che il contributo direttamente dal festival alle zone arrivi in maniera celere. E ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo attraverso un estratto della trasmissione Replay andata in onda ieri sera, ospite nel faccia a faccia con Enrico Rocchi, il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. Il regolamento, Enrico, dice questo nell'accordo con Ticket One, che noi dobbiamo lasciare dei posti a disposizione, quindi lo stadio c'ha 20.000, abbiamo 8.000, circa 8.200-300 abbonati, sulla differenza il 50% va online, il 50% ai punti vendita, quindi è una regola questa. È chiaro che si fa presto ad arrivare a finire i biglietti. Chiedo scusa questo messaggio. Buonasera, volevo segnalare che il sito online TicketBiz sta vendendo ancora biglietti interiori esauriti a prezzi quintuplicati. Sì, non sono a conoscenza, però so che non solo a Pescara, in tutta Italia ci sono dei siti che escono fuori, che hanno biglietti e vendono a prezzi molto più alti, ma sono assolutamente delle bufale, perché i biglietti non ci sono più e non si possono vendere. Quindi diffidate da non esistono. Questi anche perché siti, con questi tagliandi purtroppo allo Stato Adriatico non si entrerà. Un tifoso chiedeva rimpianti per il mercato, a proposito ci sono novità, si parla di questo Diakité per la difesa, di Berghessi in attacco. Non ci sono novità, perché ribadisco, il mister ha confermato la sua volontà di andare avanti così e non abbiamo rimpianti, perché ribadisco, anche quest'anno è stato fatto un mercato in piena sintonia. Noi crediamo di aver portato a Pescara quei giocatori funzionali a quello che il mister vuole, e pensiamo che questa squadra già così possa dare grandi soddisfazioni ai tifosi. Poi da qui magari a gennaio potrà pure succedere qualcosa con qualcuno degli svincolati. Quindi il discorso è chiuso su Berghessi? Assolutamente sì, assolutamente. Anche sì, su Diakité? No, Diakité noi non ci abbiamo mai pensato, quindi. E ora parliamo di Lega Pro, intanto con la designazione arbitrale della gara di sabato prossimo tra Pordenone e Teramo, valida per la 3ª giornata del girone B. Sarà Nicolò Cipriani di Empoli a dirigere l'incontro dello stadio Bottecchia. E poi è stato raggiunto ieri l'accordo per il rinnovo del contratto tra il Teramo e Alessandro Di Paolo Antonio. Nelle prossime ore il centrocampista firmerà fino al 2018. Intanto l'attaccante Antonio Croce cerca ancora il suo primo sigillo in biancorosso, ascoltiamolo. Per il momento non ci faccio caso, preferisco più che altro fare la prestazione e riuscire ad ottenere più punti la domenica, il sabato, quando giochiamo. È normale che noi siamo attaccanti, il nostro pane è quello, fare gol, però per il momento va bene così. Non ho più 20 anni, ho 30 anni, quindi ho giocato a 2, ho giocato a 3, ho giocato da solo, quindi per me il modulo è indifferente. Quello che dobbiamo fare è correre, rincorrere gli avversari e poi quando abbiamo palla cercare di giocare. Dobbiamo vivere questa situazione allenandoci sempre al 100%, fare quello che ci chiede di fare il mister e mettersi a disposizione della squadra. Questo penso che sia il segreto. Alla fine il lavoro poi alla fine paga. Pordenone sicuramente sarà una gara ad alta intensità,
Già da oggi prepariamo questa partita importante per noi, un po' con l'amaro in bocca, perché comunque sabato potevamo raccogliere un risultato pieno. Siamo stati un po' sfortunati, abbiamo preso una traversa il primo tempo, due nel secondo tempo, un paio di occasioni create verso la fine. Dopo un inizio un po' così e così, perché dopo un minuto e mezzo non è facile ribaltare il risultato, però questa è una cosa positiva, ripartiamo da quello, perché poi dopo il gol, levando un altro 5 minuti, ho visto una squadra che aveva voglia di lottare, di rincorrere l'avversario e di provare a vincere. Poi non ci siamo riusciti, però. Sempre sul fronte Teramo, l'ecografia al quadricipite della gamba destra a cui è stato sottoposto il calciatore Federico Carraro presso la clinica Radio Sanit è risultata essere negativa. Carraro nella seduta mattutina al Bonolis ha svolto lavoro differenziato, mentre la seduta pomeridiana che era stata originariamente comunicata è stata annullata. E ora passiamo al calcio a 5. Da pochi giorni è al lavoro il Pescara, uno dei volti nuovi è Cimanghigno, che arriva dall'Asti, ascoltiamolo. Uno dei volti nuovi del Pescara, Cimanghigno, che arriva dall'Asti in terra d'Abruzzo con grandi ambizioni, arriva in una squadra che pensa al massimo obiettivo per la prossima stagione. Esatto, arrivo a una squadra che posso dire una squadra vincente, e arrivo anche per vincere qua, che iniziare una bella stagione con tanti obiettivi. E per quello che sono qua, anche quello nuovo che sono arrivato qua, a fare lo stesso lavoro, per alla fine alzare qualsiasi coppa e iniziare una bella preparazione per succedere questo alla fine. Arrivi in una piazza ambiziosa, in una città calda, con tanti tifosi al seguito della squadra, arrivi in un Pescara che vuole puntare al massimo obiettivo per la prossima stagione. Esatto, arrivo una squadra che vuole vincere sempre, come ha detto, e quest'anno non sarà diverso. Con una città che ha una tifoseria fantastica, allora questo ha una motivazione in più per essere in campo. E sono molto contento di arrivare qua e andiamo fino alla fine. Quali sono le caratteristiche tecniche di Cimanghigno? Vogliamo un attimo parlare delle tue caratteristiche, di come giochi in campo. Io penso che sono un che tira tanto, che importa forza, anche la marcatura, diciamo che faccio bene con questa marcatura, la difesa che fa il mister. E piano piano, se c'è qualche parte che devo migliorare in ogni allenamento, ogni settimana faccio questo. E ora cambiamo disciplina, il ciclista abruzzese Pierpaolo Addesi parteciperà alle Paralimpiadi di Rio, si tratta della terza partecipazione dello stesso Addesi ad una competizione olimpica. Pierpaolo Addesi, alla vigilia della partenza per Rio, terza Paralimpiade per te, una grande soddisfazione, porterai ancora una volta i colori del ciclismo abruzzese a questa manifestazione intercontinentale. Sì, non nego che è stata dura, perché gli avversari sono stati, diciamo, all'altezza. Essere convocato non è stato facile quest'anno, c'è un lavoro dietro di 4 anni, però comunque il livello si è alzato, diciamo, l'attività è diventata più grande, quindi più persone che la praticano, automaticamente è più difficile entrare nella rosa olimpica, però ci siamo riusciti. Ora l'obiettivo è quello di riportare in Italia una medaglia. Ma sicuramente l'obiettivo per queste competizioni è sempre quello di riportare la medaglia, anche se il mio obiettivo era quello di partecipare a questa Paralimpiadi, perché comunque, ripeto, la mia medaglia l'ho vinta partendo per Rio. Dopo è normale che quando saremo lì si cercherà di fare il massimo. Quando si partecipa ad una manifestazione così importante, poi si pensa anche al futuro, al dopo. Il futuro di Pierpaolo Addesi dopo questa manifestazione di Rio, quale sarà? Ma guarda, io sinceramente non lo so ancora quale sarà il futuro, perché prima facevo anche una battuta: se tornerò con qualcosa di bello da Rio, naturalmente non puoi smettere, perché sarò sicuramente gasato e avrò ancora più voglia di adesso. Se tornerò a mani vuote non posso smettere, perché magari penserò
che alla prossima dovrò tirare fuori qualcosa, quindi quando smetto sinceramente non lo so. Era questo l'ultimo servizio del TG6 che tornerà con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Poi vi ricordo questa sera alle ore 21 il secondo numero stagionale di Pro Teramo di Jacopo Forcella per parlare appunto dell'universo Teramo Calcio. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.